attenzione, grazie al nostro super mega driver. Super mega driver. Yes, we made it to Silverstar, incredibile. Adesso prendiamo tutte le nostre baracche. Guarda che casino che c'è. Sono tutte ste bici più le valigie fatte dalle prima. E così, dopo 1000 ore di viaggio, arrivi a Silverstar con questi due uomini incredibilmente grossi e tedeschi. Ti trovi davanti una fila di bici in valigia pronte a partire. Take some Dorian, let's go to the airport. E questa sera, dopo esserci piazzati qua a Silverstar, monteremo la nostra bellissima bici in casa. Perché la vita dei rider, raga, è così, pacchetti, viaggi, pacchetti, devi fare il numero della carta, lo monti sulla bici e vai a ridare, giusto Dorian? Giusto. Vedi, vi ha detto il ricambio, speriamo che non serva. Guarda qua. Paghi la mossa, paghi la mossa. Ah, guarda qui. Pronti a partire. Domani mattina 10, practice. Incredibile, ma vero, raga, questa volta è la mia prima volta qui a Silverstar. Guardate che salti che hanno. Comincio con questa vuelta gigantesca, la rampa entrare è enorme. E quella scena non scherza. Tutti i rider hanno detto che questo è il corso più bello da girare, infatti è stato disegnato e costruito da Brett Reader, quindi uno che di contest ne ha fatti parecchi. Dopo i primi due salti si va a manetta dentro questa curva, ci sono due rolle da schiacciare e poi mega rampa, stepappone. Quindi qui si vedranno dei bei trick, perché è bello safe come landing. Drop larghissimo, saranno tipo 4 metri e poi si va giù. Wow, oh cavolo. Dalla live sembrava molto più piccolo, invece è grossino, eh. Dunque, sizing sarà circa alto 2,5, lungo 3 qualcosa, quindi bel droppetto, eh. Tanto qui sento che c'è un po' di venticello adesso. È un bel salto questo, però non lunghissimo, quindi non male. La cosa strana è come fanno le rampe qui in America, perché vedete che sono raggiate quindi da sotto fino proprio all'ultimo centimetro. Che è una cosa abbastanza insolita, perché in Europa le rampe hanno l'ultimo mezzo metro, un metro completamente piatto, il che rende i trick tipo i 360 e anche le combinazioni in back più facili, perché si ha una differente spinta della rampa, mentre qui ti spinge proprio fino all'ultimo centimetro. Landing autostradale come tutti i landing in Canada e poi mega curva dentro allo step up. Questo ha detto che bisogna prenderlo bello forte. Infatti, raga, sto step up è mega incazzato. Guardate che angolatura di uscita. Che è poco, ma si va su. Quindi step up to drop. E questo drop circa 4 metri di altezza e 3 di lunghezza, quindi non lunghissimo. Su questo drop gli scorsi anni si sono visti trick incredibili, tipo il primissimo cash roll dal drop fatto da un ragazzo australiano, veramente peso. E dopo ogni drop gigante c'è sempre una curva incredibilmente veloce e c'è un salto, raga, che è incazzatissimo. Questo ultimo salto è stato spostato, gli anni scorsi era lì. Mamma mia, incredibile. Insomma, questo salto fa paura comunque, perché è veramente gigante. Però la rampa non è incazzatissima. Con questo landing mastodontico che va giù all'infinito si conclude questo course del Silverstar Slopestyle, che sarà una figata, penso. Io cercherò di dare il mio meglio, just for fun, però mi piacerebbe fare qualcosa di buono qua. Andiamo a prepararci. Oh, G-Sport, hai preparato il video di Silverstar? Che c'è qua il pubblico che vuole vedere cosa è successo. Ma io, dai, non riesco a lavorare su una postazione del genere, mi fa male la schiena, cazzo. Sì, grazie, nel letto. Oh, ragazzi, ma avete idea di quanto tempo passiamo a montare i video? Io, G-Sport, cioè, ore ed ore. Per fortuna, da un po' mi sta aiutando Gino, perché prima facevo tutto da solo. Per evitare che gli vengano i problemi da ottantenne come quelli che ho già io, per fortuna è arrivato in soccorso FlexiSpot, che ci ha mandato una scrivania nuovissima. G, sei contento? Proviamo. Configurabile a piacimento sul loro sito con diverse misure ed integrabile con numerosi accessori. Le scrivanie FlexiSpot vi danno la possibilità di cambiare la vostra postura di lavoro da seduti a in piedi in pochi secondi. L'altezza di questo modello può variare da 68 fino a 183 cm e supportare fino a 125 kg di peso. Possiamo salire sopra in piedi. Siamo a 90, 85, 80, 70. Inoltre si possono memorizzare le altezze che preferite, così da non doverle ricercare ogni volta. Questo in particolare è il modello E7, che combinato con questa sedia ergonomica incredibile ci salveranno dal mal di schiena dopo le nostre 2000 ore di lavoro al computer. Se siete interessati a questo tipo di scrivanie, dal 28 agosto al 1 settembre potrete avere uno sconto di ben 300 euro, ed inoltre i primi 10 ordini a partire dal 10 del mattino del 28 agosto, 31 agosto e 1 di settembre verranno rimborsati completamente. Iscrivendovi al sito invece potrete partecipare a delle estrazioni per dei premi, tra cui anche una scrivania modello Q8. E adesso, visto che G-Sport ha finito di montare il resto del video, torniamo a Silverstar.
Eccoci qua, ragazzi. C'è anche il grande Brett. Dude, it's so weird having you with this kind of Brett, bike, actually. Big Brett, is that what you just said? Where are you going, Feddy? You wanna follow? Maybe, yeah. Here we go. Madonna, se si va veloce, io. Oh, madonna, quanto cacchio spara questa rampa. Oddio. Ma sono tutte mega incazzate. Dude, they're so steep, those lips. Yeah. Raga, queste rampe chiccate fino all'ultimo mi fanno una paura incredibile. Vabbè, proseguiamo. Oh, che aria. Oh, questo è un po' più easy, ok. Oh, anche questo, madonna, è grossissimo. Oddio! Proprio la vita! Va detto push! Madonna, raga! Che course! Ok, l'ultimo è lungo, forte. Non proprio il corso più facile del mondo. Da far dritto, terrificante. Soprattutto il primissimo salto è troppo incazzato. Adesso ci entriamo in flip, comodi. Ah, l'altro giro, altra cosa. Oh. No! Si è rotta la pedivella. È successo che questa pedivella aveva il fiato sbunnato e con un bel corto ha deciso di darla vinta per tutta la vita. Per fortuna, lo sapevo già, ne ho preso un'altra. Abbiamo una bellissima, nuovissima E13 e il G1 Carbon, così manteniamo leggerezza, rigidità, prestazioni massime. Beh, per la comoda, ci vuole una mano sola per chiudere. Dato che siamo in uno dei bike park più famosi del Canada, direi che oggi andiamo a provare Silverstar Bike Park. Facciamo un paio di laps e vediamo cosa c'è qua di bello. Thank you. Ciao. Cominciamo con una blu alla ricerca della title line. Tutta curve qua. Oh, eccoci, dopo esserci persi. Title line, double diamond. Andiamo a vederla allora. Ma subito c'è un doppione da fare. Tutta curva roller, no brakes pretty much. E poi qua ci sono i panetti. Prendo la stack. Facciamo che la rivediamo al prossimo giro, dai. So come è successo, siamo finiti su North Shore. Che è già finito, bello. Oh, un altro North Shore. Madonna, quanto è lungo. Questo è tosto. Yeah! Attenzione, vediamo di non morire nel burrone. Il punto più stretto è qua. Ce l'ho! Altri North Shore! Yeah! Oddio! Oddio, è stranissimo! Ponte tibetano! Siamo tornati sulla nera, finalmente! Poi salti! More jumps! Hub box! Occhio alla Ippona! Mega steep! And we made it to the bottom! Ok! Si parte on the World Cup! Non so sinceramente che tipo di World Cup abbiamo fatto qua, però è devastated! Però ci sono dei salti interesting! Salti in salita! Salti di radici, doppietti! Step down! Ricominciano i salti, evviva! Oh, cacchio, come non c'aveva il landing. Proseguiamo. Ci sporta avanti adesso. Si faceva un bambino qua. Non era. Ok, questi iniziano a funzionare. Bene. Belli. No, ho sbagliato. Oddio, che landing c'ha. Comunque col 29, per fortuna, devo sempre frenare un pelino. Quindi più o meno la velocità la capisco facile. Oh, Abox. Oddio, sono lentissimo. È grandissimo questo posto. Ma perché? Ma perché il primo salto è grande così e ti dicono la prima feature rispecchia il trail. Quello dopo? Ok, siamo entrati in Walk the Line. Erano tutti doppi questi e purtroppo non lo sapevamo. Eccolo lì, già corto. Push, push, man, push. Oh shit. Oh. Next lap. Oh, stiamo per riprendere Rockstar, poi Walk the Line, G-Sport. Preciso, sui landing, che ci serve tutta la speed qua. Andiamo. E tre che ballacche. Sul sasso si atterra. Per lo step up. Let's go. E ok, c'è un altro drop. Yes. Adesso sì che siamo veloci. Qua c'è un altro gap, raga. Praticamente l'ho raisato. G-Sport ho già perso. Vabbè, lo beccheremo giù dopo questa sharpie. Gigante in the trees.
L'hai fatti tutti? Sì, sì. Minchia, metallo. Entriamo in Walk the Line, doppia diamond nera. E si parte con un double drop qua. Oppala. Pista gozza. Wow! Qua era un po' lungo. Di sport corto invece, l'ho visto. Ora step down, jump. Altra shark. Step down. Oddio, wow, lungo che questo. Doppietto. Step down. Questo è un transferello, non andiamo troppo forte, se no facciamo la fine del primo salto. Questo era un drop, mi ricordo, easy. E questa è una shark al contrario. In un salto, ok, ah, adesso l'ho preso giusto, prima ero corto. Altra shark. Shark to shark, devo rallentare però, qua se no vado in Africa. Curva, hotbox. Sì, l'ho preso giusto, evviva. Evviva. Continuiamo su Walk the Line, qua ci sono di doppia sorpresa. Eccoci qua. Oppa, 1, 2 e 3. Diretti. E siamo già fuori, inciclabile. Forte, forte, devo andare fortissimo perché c'è un salto lì, bello grosso. Ah, G-Sport corto. Pedala, me sono intaccato. In the shark to shark. Altro doppio. Sì, clear. Questo è nazzo. Oh, cecchissimo. Occhio. G-Sport pull out. Io continuo. Easy. Doppietto, sono tutti, oh cacchio, flettato durissimo. Torna in testa G-Sport per questa parte finale. Wow, ah, c'è il mega salto qua. Attenzione, andiamo full speed. Cacchio, ancora corto, non ci credo. Beh, che dire, il parco è carino, ci sono un sacco di salti anche qui, come tutto il BC. Vabbè, io ve lo consiglio anche questo, magari in un giorno di pioggerellina, che almeno abbia un po' di polvere, perché sennò un po' meno arido. Comunque è il momento di tornare alle nostre cose sullo slope. Andiamo a casa, va. Ciao ciao. Ah, dunque, dopo una bella session ieri a casa di Brett, in cui abbiamo fatto un sacco di saltini sull'airbag, trick e track, trick e ballacche, oggi siamo venuti qua di nuovo a fare le prove. Abbiamo ancora 2 giorni di prove pieni e poi le quali on Saturday, quindi c'è tempo, raga, c'è tempo. Porco la merda, zio, povero. Ma perché si arriva così corto? Non so capire la velocità per questo salto. Cioè io pedalo e ogni volta arrivo corto, lungo, corto, lungo. Non capisci niente. Oh shit. Minchia che stecca, fratello. Ma zio bello, ma chi l'ha fatto sto salto del c***o? Le caviglie. Oh cazzo! Ah, mi è stato il pop. E bene? Sì, guarda qua. Yeah! L'ho fatto. Ronnie. I missed the pop. You have to pop pretty hard there. Ah, yeah. You okay? Yeah, I just land like this. Fuck yeah! Che sbatti. I didn't have any warm up this morning. I just came from the bed. Vaffa. Ah, oh, shit. Sono appena iscritto alla Fanta, perché oggi c'è vento già. La giornata sarà triste. Raga, no chain e a quanto pare siamo infiltrati nella Fanta. Allora, per farla facile mi hanno messo contro basso, capo qua della Pantra. Yeah! I'm going to lose so bad! Riders ready, watch the gate! And Diego there, unable to contain his style. Even in the pump track, still getting the bike sideways in the air. Van Steenbergen running away with it. Wow. Ciao, l'ho preso di brutto. They are out now in head-to-head racing. And already way faster lap here for Diego. Ah.
Nice. Almost went off the track. Yeah. I'm out, man. Io non capisco, fanno le regole come vogliono. Vabbè, è già finita la mia avventura in pump track. Basma si è gatto al primo giro. Torniamo a fare slopestyle, che è meglio, dai. Gli sport sei iscritto al Dua Slalom domani, eh. Vedremo. Yeah, let's go. Yeah. Good luck. Zio, devo saltare, cioè veramente, cos'è qua la roba lì? And into the silver medal position for Alessandro Gernau! Non danno neanche il 5 all'avversario, incredibile! Vabbè raga, almeno qualcuno ha vinto qualcosa a sto giro. Bravo G-Sport! Oh! Oh, oh, so scary. Pian pianino sto ingranando, però devo ancora fare frony sull'ultimo e eventualmente anche sullo stop per rifarlo. È un po' paurina. Prossimo giro però flip drop, che almeno lo mettiamo lì. Oh. Oh shit! Oh! No way! Fuck! Oh man! Oh. Almost died, man! Cacchio, che paura! Sono iniziato le quali e io non sono per un cazzo pronto! Can I go? Yo, Diego! Ah, oh, shit! Ah, che palle. Non ci siamo. Non ci siamo. Ah. Ho fatto il mio primo contest a 13 anni e da quel giorno non ho mai smesso di partecipare a competizioni ed è stato un bene iniziare così presto perché mi ha dato modo di allenare quella che è la parte mentale di questo sport ed arrivare preparato agli eventi quelli più importanti senza subire pressioni di nessun tipo. E così dopo 14 anni di competizioni, ragazzi, dopo averne fatte quasi 50 a livello internazionale più altre che non ricordo neanche più, credo di essere arrivato al punto di dire stop. Credo che quello di Silvestra per me sia stata l'ultima gara. Molti di voi purtroppo sono arrivati tardi, si sono persi i tempi migliori, quelli in cui me la giocavo per i primi posti con Rieder, Nicola e anche Semeno, che è capitato. Purtroppo per loro si sono persi tante cose belle, tanti momenti importanti. Questo sport mi ha dato davvero tanto, soprattutto a livello personale, a livello di esperienze, mi ha fatto girare il mondo, mi ha fatto conoscere di tutto, mi ha fatto conoscere delle persone incredibili e vedere cose che non avrei mai immaginato. Ma purtroppo, come tanti sport, quello che non ti dà è la possibilità di sopravvivere di questo e di poter fare solo quello che ti piace, allenarti,
come si deve per cercare di dare il meglio alle competizioni. E così fin da subito, non ho mai smesso in realtà, ho dovuto fare diverse attività alternative alla bici per cercare di andare avanti a fare quello che mi piace ed essere libero di farlo. E purtroppo così è stato anche per me, il dover dare spazio a delle altre attività per sostenere quelli che sono i viaggi, per andare in giro, fare le competizioni e sostentarmi durante tutto l'anno per allenarmi quanto volevo, hanno preso sopravvento, mi hanno fatto capire che in realtà quello che stavo facendo la bici non mi dava poi più di tanto se non della soddisfazione personale. E così quello che è venuto a mancare negli ultimi 3-4 anni a questa parte, dove sono un po' calato sia a livello di competizioni che di training, è la motivazione. La vera motivazione che all'inizio mi spingeva ed era quella di voler vincere tutto, voler arrivare primo davanti a tutti. Purtroppo oggi questa motivazione non c'è più e quindi quando è il momento di fare un trick, prendersi dei rischi, preferisco evitare. La batosta che mi ha un po' battuto del tutto è arrivata col periodo del Covid, purtroppo. Ha cambiato davvero le carte in gioco e mi ha fatto intraprendere altre attività che prima non facevo, mi ha fatto conoscere diverse strade e mi ha fatto suddividere il tempo della mia giornata in diversi modi invece che dedicarlo completamente alla bici. Io sono sempre stato un rider che quando si trova sul momento di fare la propria run spegne completamente il cervello e qualsiasi cosa succeda io cerco di dare il 100% per arrivare in fondo, ma non arrivare in fondo e basta, arrivare in fondo per arrivare primo. E quindi questa mia mentalità ultimamente mi ha distrutto interiormente, perché quando mi trovavo sul punto di dover fare dei trick e non trovare il coraggio di farli, rendendomi conto di non essere più competitivo, mi abbatteva terribilmente, perché non c'era altro modo, cioè o faccio i trick o non li faccio, ma se non li faccio perché sono lì. E così ragazzi, questa è la fine di un viaggio probabilmente, o è solo una pausa in questo viaggio. Continuerò a seguire il tour come giudice nei prossimi anni, ma voglio prendermi una pausa da quelle che sono le competizioni vere e proprie. Magari riprenderò, chi lo sa. Per adesso finisce qui, però il video continua a farli, eh. Ci vediamo nel prossimo, ciao. Vabbè, ma il dischiano mi passa, per me è la cervicale.